questa, che si chiama Anatre. Anatre. No, vabbè. Non so, non so perché si chiama Anatre. Bellissimo. Adesso aumenta, vediamo come fa. La sentite voi? Sì, sì, a volte. Non dico cosa mi ricorda. Sto zitto. Dicelo, dicelo. Soft porn. Ah. My bad. Ok, abbassiamo un pochettino. E poi quando parliamo sarà molto più bassa questa cosa, perché sennò non ci sentiamo. Gli altri giorni parlavamo e... e non ci sentivamo, tipo c'era sta cosa pimperi 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 pim, che rompeva le scatole. La discoteca. Esatto. E quando poi l'ho abbassata, quando poi l'ho abbassata, una persona, uno dei ragazzi fa: oh, finalmente, sono liberato. È basso sta cagata. Però dai, ci sta, ci sta. Vediamo se qua carica nel frattempo. Sì, qua carica. Si sente e si vede tutto. Ho controllato, ho aperto la pagina Twitch da spettatore. Come state, ragazzi? Mi raccontate? Sono stanca morta. Cosa avete fatto? Cosa hai fatto per essere stanca morta? Che adesso ci sono tutte le uscite, le escursioni con le varie scolaresche. E quindi mi chiamano per andare in riserve in pianura dalle 8 del mattino fino alle 4 del pomeriggio. E le due riserve sono di solito le casse d'espansione del Secchia, io sono di Modena, e le salse di Mirano, che se non le conoscete sono completamente alla randa del sole. Io ho il coppino bruciato, nonostante mi metta la crema solare. Quindi sono evaporata. Ma metti la 50? Sì. Metti la 30. Per le ustioni capisco, no? Capisco pienamente per le ustioni. Insomma, coppino e la brondatura tipica del muratore, guarda, con la maglietta mezza manica. Quindi, pure andare per i pascoli che è a metà basta. Ecco, quindi... La classica abbronzatura del naturalista, insomma. Cioè, sì, sì. Classica proprio. Storica. Infatti ogni volta che vado in spiaggia, cioè le poche volte che vado in spiaggia, sono sempre a macchie, cioè mi sento davvero immaculata. Okay. Ora dovremmo comparire. Sì, io sono andata la domenica per il mio posto, okay. Ci siamo comparsi magicamente, eccoci qua. Abbassiamo un po' la musichetta. Questi sono i commenti di Soundtrend al solito che partono in automatico, così possiamo riuscire a sentirci. Lasciamola un po' di sottofondo, così 20, 22, là. Insomma la abbassiamo più avanti. Ci sta, ci sta. Bei ragazzi, bellissimi ragazzi qua. Guarda, tutte facce nuove rispetto a ieri. Nessuno è rimasto, è sopravvissuto. oggi è stato pesante, effettivamente. No, vabbè, parto lo scherzo. Oggi tematica diversa, per quanto c'è sempre la questione del rapporto tra uomo e domestico. In realtà, tra uomo e animale, in realtà questo caso non è più selvatico ma è domestico. Ieri, per chi avesse seguito la live, parlavamo dei danni che può portare l'uomo o dei benefici che può trarne, e di seguito tutte le correlazioni che ci sono tra l'uomo e quindi l'etologia degli animali, quindi il comportamento che gli animali assumono, quindi come si relazionano queste due cose. Oggi invece è completamente diverso, parliamo del rapporto con i domestici, quindi di come noi ci relazioniamo a loro. E il mio interesse sarà sia di parlare dei domestici in senso affettivo, cioè nel senso non affettivo, d'affezione, scusate, quindi cani, gatti e qualunque altro animale domestico possa essere considerato d'affezione, ma anche il rapporto che abbiamo con l'allevamento, con gli animali d'allevamento, con quelle specie che consideriamo solo da quasi esclusivamente, perché poi non è sempre, guarda, non è sempre esclusivo, ma quasi esclusivamente di interesse zootecnico. Ed è una cosa interessante capire come è nata questa relazione tra l'uomo e il domestico, e come sta andando adesso, e soprattutto come andrà, e se sta andando e andrà nella direzione giusta, in una maniera che è funzionale, fa bene
ai membri, ovvero a noi e agli animali. E ovviamente, per questa è la cosa bella, vedere dove invece non va bene, perché non va bene, se si può fare qualcosa, oppure se non si può fare niente, basta e piangiamo. Quindi, eccoci qua. Io, prima di buttarmi nella carona e di farvi tirare fuori le armi per iniziare a colpirvi a suon di ragionamenti, voglio farvi presentare, perché così un attimo capiamo chi siete, quali sono i vostri progetti, i vostri interessi, i progetti di divulgazione che state quasi tutti, anzi tutti, portando avanti in un modo o nell'altro, e poi magari appunto perché secondo voi vi ho portati qui dentro in questa live specifica, quindi pescare sicuramente il vostro vicenda. Percorso il vostro percorso, esattamente, il vostro percorso vi porterà sicuramente ad avere delle competenze attinenti a quello che tratteremo oggi. Quindi a voi la parola. Io c'ho, come sempre, il mio quello che vedo io è: prima c'è Filippo, poi Marta, poi Giorgia, Sofia e Ilaria. Questo è il quadretto che vedo. Però se voi vi sentite coraggiosi, qualcuno dice no, voglio iniziare io, tranquillissimo. Se no, facciamo iniziare Filippo. Se no, parto qualcuno io. Si oppone? Qualcuno si oppone? No, io non voglio che parla. Non succede mai. Vedo proprio la gente si butta davanti alla webcam. Anche la calma. Andiamo. Beh, allora, niente, mi presento. Sono Filippo. Insieme a Ettore abbiamo fondato, anche se ho iniziato prima, Impronta Animale, questo progetto di divulgazione che si sta evolvendo, mille sfaccettature. Adesso io curo la parte podcast e Ettore invece il canale YouTube. E siamo specializzati, beh, in animali ovviamente, se no si chiamava Impronta a Piante, però diciamo io ho un curriculum prettamente etologico. E perché sono qua a parlare di domestici? Perché in realtà, nonostante tutte le scimmie che ho magari dietro di sfondo, perché adoro le scimmie, adoro i babuini, mi interesso anche di cani. Ho fatto anche una tesi sui comportamenti di stress dei cani da ex pet therapy. E sono appassionato, pazzesco proprio, super appassionato di sepolture uomo-nale. Quindi, proprio, wow, mamma mia, questo ti farò parlare, soprattutto alla parte iniziale in cui voglio parlare un po' del... Sì, ma è una cosa super fighissima, per capire come è iniziato la relazione, no? Sì, è complicatissimo, io infatti non studio archeologia, non mi sono mai interessato, però questa cosa mi fa impazzire. E quindi il tuo progetto si chiama Impronta Animal o Animale? Impronta Animale. Ah, Impronta Animale ovviamente su Instagram, Impronta Animal, è importante dirlo. È infatti per questo, è importantissimo. Io leggevo sempre Impronta Animal, ma perché se no non ti beccano, capace per una lettera no, sparisci. No. Podcast dove li pubblichi? Allora, podcast siamo ovviamente su Spotify, che è la principale piattaforma in Italia, ma anche su Apple Podcast, Google Podcast, siamo bene o male ovunque. Non su Spreaker? Spreaker è il nostro host principale, sì. Poi ti farò delle domande tecniche, perché sono curioso se paghi l'abbonamento, certo, o se fai la versione gratis. Se qualcuno è interessato, anche... tra poi divulgatrici per un podcast, possiamo parlarne comunque sì, diciamo, siamo un po' ovunque. Perfetto. Marta, tocca a te. È il mio turno. Allora, io sono Marta e insieme a Sofia gestisco la pagina su Instagram Zoe4OneHealth, non so, vabbè, se la conoscete. Siamo attivi da quasi un anno. E diciamo che è una community, cioè, quindi siamo un po' di gente e cioè abbiamo varie conoscenze, diciamo. Infatti stiamo partecipando io e Sofia perché siamo studentesse nel corso di tecniche di allevamento animale ed educazione cinofila all'Università di Pisa. Quindi in realtà il progetto è partito proprio dall'Università di Pisa, perché Luca, che forse conoscete, il medico veterinario, diciamo, che dirige un po'
e che ha anche comunque inventato questo progetto, era il nostro tutor d'accoglienza ormai quasi 2 anni fa all'università, e quindi diciamo ci siamo fatti trasportare in questo progetto, che è quindi appunto questo progetto di community, articoli scientifici, divulgazione, abbiamo un blog dove ora pian piano aggiorneremo tutti gli articoli che abbiamo scritto nel corso di questi 2 anni. E niente, su Instagram ci occupiamo di questo tipo di divulgazione, anche un po' non tanto specifica, perché cerchiamo di raccogliere anche tanti argomenti di interesse generale, diciamo così, però stiamo iniziando anche a intrometterci in quelli che comunque sono i campi delle nostre conoscenze, perché il nostro corso di laurea ci dà molte prospettive lavorative, perché non so se lo conoscete, vabbè, comunque appartiene alla classe di laurea L38 come STPA, quindi come più famoso STPA. L'ho fatto. Però intanto ringrazio un attimo Lumelo 93, non so se è un lei o un lui, ma proprio per questo è un sciocco. Quindi fa parte del gruppo degli autosciocchi, è una sciocca, uno sciocco. Vai. E quindi ci occupiamo, cioè il nostro corso di studi appunto ci dà anche diciamo l'opportunità di lavorare nell'ambito, cioè come assistente veterinario. Quindi io personalmente sono più indirizzata verso quell'obiettivo, mentre c'è chi preferisce essere tecnico di allevamento, che tra l'altro è anche una cosa che mi interessa molto, e ho educatore cinofilo, come dice appunto il nome del corso. Perfetto. Ora tocca a Giorgia, che devo essere sincero, a parte Sofia, ma Sofia la conosco perché appunto è One Health. Giorgia è quella che conosco un po' di meno, quindi presentati bene, perché io sono curiosissimo. Perché il gatto sotto l'albero c'è... Gestisco... Allora, il gatto sull'albero è il nome della sull'albero, mia attività. Sotto l'albero? No, è sull'albero. Sotto l'albero mi preoccuperei. Perché nell'immagine il gatto sotto e l'albero sotto, cioè l'albero... Invece tu sei sopra l'albero, e quindi... Cioè, sì. C'è un po' di confusione, ma è perché viene da una storia, dalla storia del mio ultimo gattino, purtroppo, a cui ho dedicato poi il nome del progetto, quindi ho tutto spiegato sul sito, ma insomma... No, io dopo le presentazioni di Filippo e di Marta posso uscire dalla porta, nel senso che io sono, sono da sola a gestire questo mio progetto, che insomma è un poliedrico. Mi occupo da una parte di educazione ambientale, sono anche guida escursionistica ambientale, dall'altro invece sul comportamento del gatto. Dal 2014 sono consulente felina, quindi lavoro molto con il privato per il benessere del gatto in casa. Sono riuscita un po' nella mia tesi di laurea magistrale a mischiare le due cose, nel senso che io sono anche chirotterologa, mi occupo anche di selvatici, perché io nasco così, e sono riuscita a mescolare, diciamo, quello che può essere l'impatto degli animali domestici su animali selvatici, andando a monitorare una colonia di chirotteri, rinolofi maggiori, e perseguitati da 2 gatti che avevano imparato a predare questi animali. Quindi sono riuscita un po' a... Cioè, infatti questo è uno dei miei punti chiave, cioè quello di andare a vedere non solo come il proprietario, quindi l'uomo, va a relazionarsi con il domestico, ma anche a sua volta come il domestico va a relazionarsi con il selvatico poi alla fine a casa nostra, cioè a causa nostra. E perfetto. Quindi sono da sola a gestire tutto, non ce la faccio mai a fare niente. Guarda, ti posso dire, anche io e Ilaria siamo soli nel nostro lavoro di divulgazione, quindi non ti preoccupare, non sei sola, ecco, non sei la sola a essere perfetto, sola. Perfetto, ottimo. Io giusto, per Ilaria, ora sì, mi correggi. Giusto. Ecco. No, assolutamente. Oltretutto io sono, penso, cioè io non ho iniziato con Instagram, io devo dire la verità, ho iniziato con TikTok a fare divulgazione sul gatto e sui pipistrelli. Poi da lì ho detto, ma
proviamo anche Instagram, però TikTok devo dire mi ha dato molte soddisfazioni per ora. Poi vediamo. Poi sono curioso di sapere com'è la divulgazione su TikTok, perché io ci ho sempre pensato di andarci, però ho paura, ho molta paura di quello che potrebbe succedere. Ma qui ci sarà modo, però in realtà non è così male. Anch'io pensavo peggio, perché uno parte con l'idea che TikTok sia solo balletti, cose, in realtà, oddio, per i limiti che ancora TikTok riesce a essere anche abbastanza selettivo con il pubblico che ti crei. Ovviamente uno è molto più attiva la parte divulgativa estera, quindi ci sono tantissimi divulgatori scientifici americani o inglesi, o ho trovato uno anche svizzero o norvegese, che hanno un casino di follower su TikTok. In Italia pochi. Vabbè, in Italia anche su YouTube, rispetto a quelli anglofoni, facciamo molta fatica. Ci sta. Va bene, allora tocca a Sofia. Sofì, ti chiamo Sofì, Sofì, tu sei scritta Sofì. Va benissimo. Diciamo che, vabbè, Marta già... detto tante cose sia sul progetto che è chiaramente condiviso, che sul corso di laurea. Anche avevo iniziato a frequentare a Bologna in quanto bolognese doc, poi mi sono trasferita proprio per frequentare questo corso di laurea, che è molto specifico e, come diceva prima Marta, è anche insomma ti permette di avere tanti sbocchi occupazionali. Infatti, quando abbiamo conosciuto Luca, io ero un po' spaesata, non sapevo bene cosa avrei voluto fare in futuro. Poi ora, anche studiando, mi sto orientando più sulla pet therapy, che è una cosa che mi interessa particolarmente, sull'etologia. Quindi mi piacerebbe poi fare un master in etologia. Nulla, questo è quanto. Con Zoe ci stiamo un pochino evolvendo dopo un anno finalmente, sia per i contenuti che per la comunicazione in generale. E anche noi vorremmo spopolare su TikTok, se Luca ce lo permettesse. Diciamo che dobbiamo ancora capire come funziona. E ci sta. Ok, l'ultima, ma non per importanza, è Ilaria. Dai, io ti conosco bene. Allora, gli altri, non lo so. È vero, ci conosciamo abbastanza io e te. Allora, sono Ilaria, sono laureata magistrale in scienze zootecniche e su Instagram mi trovate come La Zootecnia, che è un progetto che ho iniziato nel periodo del primo lockdown. Un po' per noia, perché dovevo trovare qualcosa da fare stando H24 in casa, ovviamente come tutti, e un po' perché continuavo, soprattutto in quel periodo, essendo il problema del Covid trattato da zoonosi, a sentire che è colpa assolutamente degli allevamenti, di qualsiasi cosa legata all'allevamento, ci scoppia una malattia, ti scoppia di qui, ti scoppia una pandemia, siamo praticamente la causa di tutto. E allora un giorno mi sono detta, vabbè, ma perché non facciamo un po' di chiarezza? E da quel momento lì ho aperto quella pagina. Nel mentre mi sono laureata in magistrale appunto a Milano, e da un anno a questa parte ho avuto la fortuna di entrare a lavorare in un allevamento di bovini allevati al pascolo nella zona di Verona. E questo mi sta permettendo davvero tanto di non solo applicare quello che ho studiato, ma di ripartire praticamente da zero con quello che riguarda la mia laurea, perché il contatto vero e proprio con l'animale H24, che in questo caso è il bovino, che quindi per carità non è come magari imparare a guardare l'animale attraverso uno stadio di selvatico, come può essere studiare la volpe o il lupo, mi sta insegnando davvero quello che è il comportamento animale, il modo che hanno loro di comunicare, perché noi magari diamo per scontato che un bovino o un animale domestico abbia quei tre modi molto chiari di comunicarci che sta male. In realtà sto scoprendo veramente, e anzi sto imparando molto bene, che ci vuole, hanno dei metodi di comunicare che nascosti, che noi magari ignoriamo. E questo quindi mi ha fatto
anche un po' andare avanti con quella che è la pagina durante il periodo, durante questo periodo lavorativo, perché quel tempo che mi impiega il lavoro me lo toglie molto la pagina, quindi non riesco a essere sempre presente. Però riuscire in quei piccoli momenti a portare avanti la divulgazione, così come anche oggi essere qui a fare la diretta, è davvero un passo avanti e spero sia sempre d'aiuto per la divulgazione a livello di quei domestici. Ho provato anch'io a buttarmi su TikTok, lo ammetto, però sto imparando che per essere considerato un creator anche sulla pagina di TikTok bisogna essere costante ogni giorno e alla stessa ora pubblicare un qualcosa. No, quindi mi viene veramente difficile buttarmi su quel mondo. Sì, può essere utile. Quindi... No, e finisci pure, scusa. Vai, no, tranquilla. No, dicevo che se può essere utile su il TikTok, cioè sulla piattaforma di TikTok da computer, si possono programmare i video, cosa che invece dall'app non si può fare. L'occhio dell'esperta. Vabbè. L'ho scoperto da poco, anch'io prima stavo morendo. Cioè... Mamma mia. No, mamma è una mia. Cosa, vabbè, TikTok è veramente quando riesco a connettermi anche sulla pagina di Instagram normale, ma a volte sono le 9 di sera e mettermi a fare i video alle 9 di sera dopo 12 ore di lavoro mi viene un po' difficile. Tutta sudata, magari sporca di fango, che sei lì con le occhiaie. Questo caldo di questo periodo addirittura ancora peggio. Mamma mia, lasciamo stare davvero. Che non è, non c'è religione ormai in questo caldo. No. Poi di botto. Mamma mia. Comunque. Ok, non si vede una goccia d'acqua, però va bene. Piove da una settimana qua in zona Verona. Vabbè, si vede una goccia. Mamma mia. Quelle volte che piove... tanto, ma piove una volta sola e quindi non serve quasi a niente, anzi forse è anche peggio. E quindi, comunque, questa è tutta una conseguenza di tante brutte cose che stanno per peggiorare, yeah! E sarà sempre più così, ma non è il topic della giornata, non il topic odierno, per quanto abbia delle grosse implicazioni a livello del benessere anche degli animali, ma come anche dell'alimentazione degli animali e tante cose, ma appunto il tema è oggi che dobbiamo affrontare proprio come ci configuriamo con i domestici. A questo punto io sguinzaglio Filippo, perché io voglio capire, lui che ha questa passione per le sepolture degli uomini animali, per quello che tu hai approfondito in queste cose, e poi anche secondo te, come si è creata la relazione tra l'uomo e l'animale? Allora, come si è creata in realtà? Il domestico, scusami, perché l'animale sì, certo. Che è il domestico. Oddio, sì, diciamo, se si parla già di sepolture, in realtà bisogna entrare un po' nel topic di ieri, no? Perché in realtà si parla di animali selvatici che avevano un ruolo prettamente tribale, culturale, inseriti all'interno delle sepolture delle tombe, comunque con i resti in modo simbolico, perché quindi non erano domestici, erano soltanto di buon auspicio o di... Allora, diciamo che le sepolture, quello che diceva sempre il mio professore di antropologia è che in realtà le tombe, le sepolture non servono ai morti, servono a niente, ma servono ai vivi, come diceva Ugo per Fotto, comunicare una cosa, giustamente. Per comunicare qualcosa, no? E si può parlare certo dei cani che sono stati sepolti insieme all'uomo, esempio quella dei Nan in Israele, oppure tantissime in Siberia, cioè, ce ne sono veramente una marea, però in realtà tutto nasce dal bisogno di avere un contatto con la natura e simbolizzare qualcosa. Tipo, se io ti metto tanti resti di cacciagione, tu eri un grande cacciatore, in base anche a quanto te ne mettevo, quanti resti ti mettevo. Comunque, diciamo, è molto complesso. Ora si butta in una cassa, basta, chi lo vede più, no? Prima, certo. Ma non era così.
Molto figa questa cosa. Sì, sì. Perché molto spesso bisognerebbe fare una... No, bisognerebbe fare una distinzione effettivamente tra quelli d'affezione e quelli da allevamento. Però, ad esempio, per quanto riguarda cane e gatto, molto, correggetemi se sbaglio, deriva da una sorta di autodomesticazione. Certo. Che è avvenuta nel tempo, in cui cani e gatti sono stati attratti dall'uomo per motivi di convenienza alimentare, banalmente, o sociale, di protezione, tante cose, e poi si sono, diciamo, sono rimasti lì perché hanno detto ci piace, e quindi c'è stata una coevoluzione, diciamo, in questo modo, un'ibridazione. Ma se ci fate caso, alla fine è tutto un discorso legato veramente alla storia, alla cultura, perché è da quando ci sono le caste nobiliari che loro per prime hanno creato effettivamente un commercio importante con gli animali, e poi hanno cercato specifiche caratteristiche. Sto parlando per esempio dei cani, esempio emblematico è il pechinese, quindi diciamo poi è andato via fino ad arrivare più o meno ai giorni nostri, 900, fine 800, dove è diventato moda. E allora lì forse l'affezione e l'allevamento si scontrano, forse prima lo era un po' meno. Almeno l'ho visto, la vedo così. Ci sta, effettivamente. Addirittura prima, se non sbaglio, ad esempio il primo animale allevato, che quindi era un fenomeno diverso e distinto dal cane, il primo animale allevato erano gli ovini, per dire, le pecore. E la relazione che c'era era banalmente mi serve per mangiare, come anche adesso. Mentre invece la relazione con gli animali d'affezione era più un'utilità. Sì, e anche quella del bovino è un'utilità, però forse è un'utilità più mi servi da vivo, banalmente. E sì. Può essere che per questo sono arrivate fino ad adesso così le cose, che non usiamo le vacche per difenderci, non lo so, perché per affezione, anche per le dimensioni, ci mancherebbe, però per varie caratteristiche, vabbè, una pecorella ad esempio, non tanto per affezione ma per alimentazione, mentre cane e gatto invece no. Poi c'è anche il discorso che cane e gatto non sono proprio buoni da mangiare. No. Se posso intervenire, poi lascio la parola agli altri perché ho parlato solo io. No, volevo portare un esempio, ho dovuto aprire una pagina perché non me lo ricordo sto nome, il cane nudo messicano, Xolois. Ah, messicano. Oddio. È l'Xolois Quintl, roba del genere. Abbiamo visto un video in cui spiegavano solo come doveva essere pronunciato quel nome. Ecco, è impossibile, proprio. Cioè... impossibile. Però se ci fate adesso, ci sono teorie secondo cui comunque questa razza è molto antica, può discendere comunque dall'antico cane maya, azteco, eccetera. Supposizioni, però diciamo si sa che esisteva una razza che veniva comunque servita ai banchetti. Era comunque un animale d'affezione, perché era un animale più che da villaggio, girovagava nella città, però erano di famiglie, uh-huh. Però veniva comunque cucinato, usato durante questi rituali. Quindi in realtà nel passato, quello che dicevo prima, no? Il passato si mischia molto il fatto del uso e importanza anche sentimentale in tutti i sensi. In tutti i sensi. L'amore per il cibo. L'amore per il cibo, in qualche modo. Inizio, questa è una cosa veramente assurda che non sapevo, perché poi è vero, ci sono culture in cui fino a poco tempo fa si mangiavano cani e gatti, però ad esempio i gatti sono carnivori, quindi da quello che so non dovrebbero avere un sapore proprio eccelso, perché i carnivori tendenzialmente per noi, per la nostra nostro palato, sono un po' tipo, non so, hanno una carne aspra, dicevano, leggevo, rispetto agli onnivori ad esempio, agli erbivori. Come molto, molto dura come carne, molto fibrosa, dal sapore, cioè, non selvatico, peggio, cioè quasi amara.
probabilmente per l'enorme quantità di fibre noi, rosse, che corrono tanto, si muovono tanto. No. Io vorrei ricordare però che alla prova del cuoco Beppe Bigazzi ha dato la ricetta del gatto. Quindi no, cosa? Quindi in realtà c'è una cultura anche di questo. Io sono abbastanza sicura che dovunque vai, cioè abbiamo sviluppato la capacità di cucinare qualsiasi cosa pur di renderla commestibile. Vero. Quindi vero. Non mi stupirebbe. Le suole delle scarpe. Che bello. Però è interessante questa fusione di... Non è che c'era una distinzione tra il cane... ai tempi l'animale d'affezione non era considerato come adesso. Ora, se uno ti dice mangia un cane, ti viene da piangere. Come anche far ridere magari qualcuno che comunque lo fa, che c'è il maialino a casa, per bellezza. Però... Ma non lo mangiano, non credo lo mangino poi. No, ovviamente no, non lo mangiano. Perché quella capacità tibetana... Mi sono sempre chiesta chi ha come animale da compagnia, tipo le capre tibetane, i maialini, penso siano sempre tibetani, anche loro non lo so, qualsiasi non so cosa se ti è mai capitato. Piccolo, tibetano. Cioè, mi chiedo se loro mangino la carne di maiale o di capra, o il formaggio di capra, perché so che molti che hanno il coniglio non mangiano carne di coniglio, quindi sì, sarebbe bello di conoscere qualcuno con il maialino e chiedergli ma mangi la carne di maiale? Non so se ti è mai capitato, Giorgio, su TikTok quel ragazzo che ha questo maialino nano che si chiama Taffy, che lo porta a passeggio nell'area cani. Oddio, sì! È troppo carina. Taffy. Allora lo devo cercare, gli vado a scrivere su TikTok, ma tu mangi la carne di maiale? Ma infatti io credo di sì, sinceramente. Ma la cosa divertente è che nel caso del maiale anche il maiale si mangia la carne di maiale, cioè, quindi è proprio lui vicino dice guarda però io non lo mangio, quindi... mentre col coniglio è un po' più difficile, il maiale diciamo dai la bella arrostita ce la facciamo insieme, quindi... ed è molto interessante appunto vedere come appunto, cioè noi abbiamo un'idea precisa dell'allevamento perché magari un pochettino l'abbiamo studiato, chi più chi meno, moltissima gente non ha percezione di come sia l'allevamento, lo vede male, e fa una... effettivamente, con quello che dice Filippo, ha molto senso dire non è così netta la distinzione tra il cane e il gatto, e il bovino e la capra, il suino, l'ovino, perché c'è stato un momento in cui le due cose non erano ben distinte e separate. Quindi l'idea di dire... Ok, la domesticazione è un modo per sfruttare degli animali, una critica che adesso è sempre più pressante in certi ambienti, può non avere senso nel momento in cui sia da un lato gli animali si sono autodomesticati, sia dall'altro alcuni animali si sono domesticati, ovviamente, non tutti, sia dall'altro le cose erano confuse, quindi... Può perdere di senso? Voi come la vedete questa cosa? Ha senso? Bisogna porci l'attenzione oppure è proprio una cosa che è campata in aria, questa critica? Cioè, il discorso complesso, ma ha senso nel senso che è vero. Cioè, se ci pensi, l'uomo è stato anche il primo a sfruttare i cani stessi perché... gli faceva comodo avere il cane, cioè come poi si è instaurata la questione della domesticazione. Però al cane conveniva, il cane si è autodomesticato. Anche al cane conveniva, ma anche all'uomo conveniva, quindi c'è stato uno sfruttamento nel termine più genuino, e cioè, è stata una cosa reciproca, diciamo, quindi ha la sua verità comunque. No. Mentre io tu invece io sono d'accordo con, scusami, vabbè. No, dicevo, no. Sono d'accordo con Marta più che altro sul discorso proprio di questa cosa, cioè prima però c'era stato un vantaggio genuino o meno, insomma bisogna vedere anche un po' come la si vede, però in realtà adesso domesticare anche
nuove specie oppure anche creare nuove razze, ecco, forse creare proprio nuove razze di bovino piuttosto che di cane, di gatto, ecco, forse di cane, di gatto, quando si arriva all'estremizzazione di un carattere eccessivo, cioè si arriva anche a questo. Ora, io penso che la critica sia giusta in questo senso, cioè creare proprio delle nuove mode. Cioè, tipo, guarda, se io voglio un cane col testo piatto, con la testa piatta, tipo disco volante, no, fighissimo, sarebbe una figata totale, però... Poi come respira, come le tartarughe devono respirare dal fondo schiena, cioè come deve fare... però è vero, cioè, interessante questa cosa. Sì, bellissima questa riflessione, in effetti. È l'eccessiva selezione, magari, da criticare, più che l'allevamento in sé o... Perché poi ci sono anche gli allevamenti di cani, anche se comunque l'obiettivo è sempre un altro. Più che l'avere degli animali domestici che sono soggetti alla decisione umana, è più la selezione eccessiva. Nei bovini, Ilaria può confermare, c'è un sacco di selezione spinta che delle conseguenze disastrose sulla salute degli animali. Ora stanno creando colli da salotto. Cioè, un colli che non è soggetto dalla motivazione del cane da pastore, ma che ti sta nel salotto, buono, carino. Come fa? Poi è così grande, poveraccio. E poi è diventato... E poi con tutto il maltrattamento genetico e le patologie di conseguenza del caso, chiaramente. Certo, assolutamente. Quindi in questo caso, secondo me, la cosa più da criticare è fino a che punto viene snaturata l'essenza dell'animale di partenza. Cioè, se io penso, ad esempio, per quanto riguarda i gatti, la razza Munchkin, che sono gatti con il nanismo, con le zampe cortissime, lì è proprio, cioè non è più un gatto, è stato snaturato e non riesce, cioè è stato snaturato solo però a livello fisico, e lì io lo interpreto come un maltrattamento, perché è un gatto che vive la terza dimensione, si arrampica, quindi ha dei progenitori, ha dei comportamenti che arrivano dai progenitori, che però non può fare nulla perché ha ste zampine così lungo, sembra una salsiccia. È un bassotto in versione gatto. Esatto, esattamente. E lì siamo arrivati all'estremo, cioè lì in quel caso il gatto non... è stato maltrattato geneticamente, snaturato, non può neanche più mettere in atto quelli che possono essere i suoi comportamenti istintivi. Ma secondo te gatto ne soffre? Cioè lui prova sofferenza nel non poterlo fare? Lo capisce? Dice tipo, io vorrei fare questo, però... Io con i Munchkin ho visto tanti gatti che magari volevano provare a saltare, a fare piroette, magari soprattutto quando si interfacciano con altri gatti normali, ecco, chiamiamolo così, che arrivano sempre a scegliere di non mettere in atto magari quei comportamenti che... magari iniziano a volerli provare, quindi tipo saltare, agguantare, certo. il kick bunny, cioè tutti quei comportamenti lì quel gatto non riesce a farli, o li riesce a fare ma in maniera talmente tonta che dopo un po' ci dà mucchio. Detta così tonta che però è perfetta per TikTok e per Instagram. Ma infatti si vedono tantissimo, ma io muoio dentro. Di questo ne parliamo, quanto è sbandierata, senza rendersene conto, il maltrattamento dei cani e dei gatti, che sono delle cose buffe ma stanno soffrendo, tipo gatti che pesano 12 kg, che sono o in sovrappeso, stanno malissimo, però sono carini perché sono batuffolosi, ci fanno i video. Oppure quando sbandierano, stanno soffrendo veramente, il gatto o anche il cane in questo caso, con comportamenti palesemente aggressivi, anche pericolosi, e però li presentano come se dovessero far ridere. Io quando vedo un gatto che ringhia, soffia con due occhi spalancati, proprio con una postura che sta dicendo per favore lasciami stare, e lì viene filmato e la persona ride, cioè mi viene in mente... Mi ricorda il video vecchio che tantissimi anni fa del lori d'acile, non so se era un lori, era un altro animale selvatico, una specie di piccolo lemure, che gli faceva il solito sulle ascelle, e faceva... e tutti ridevano, ma in realtà lui stava soffrendo. Non è Petauro dello Zucchero, quello, il lemur agli occhi grandi, una roba del genere. Sì, una cosa del genere. E
E avevano malinterpretato la sua reazione, pensando che lui stesse ridendo, perché gli facevano solletti, invece stava soffrendo, e quello era la sua, il suo modo di reagire al dolore, di manifestare sofferenza, ed era una cosa orribile da vedere, una volta che tu eri consapevole di quello che stava succedendo, perché è un maltrattamento a tutti gli effetti, è bullismo, con gente che ride, è quello che soffre, sì. Cioè, che cattiveria. Oppure si vedono tantissimi cani letteralmente maltrattati dai bambini, i bambini piccoli, i bambini a dorso del cane, i bambini che mettono le mani nella bocca del cane, i bambini che mettono le mani nelle orecchie del cane, il cane impassibile, che si guarda intorno con sguardi chiaramente straniti, se così possiamo dire nel miglior senso del termine, e poi il cane, no, ma il cane è buonissimo, cioè il cane non farebbe mai niente, però... Quando poi succede qualcosa, sfortunatamente... In quel caso è il cane che se ne fa fare, perché mia madre, quando io avevo la mia Nina, la mia Labrador piccolina, c'era mio cuginetto piccolo che ci saltava sopra, gli tirava le orecchie, e lei era tranquilla, zitta, stava là. Mentre magari con me si comportava in maniera diversa, con lui, come mia madre diceva, perché capisce che è piccolo. E quindi non... Ma secondo te è così, oppure è semplicemente che il cane... È un altro tipo di risposta, magari, che il cane effettua. Allora, secondo me, un Labrador comunque è il cane buono per eccellenza, e comunque sarà un cane buono, ma questo non vede il fatto che comunque al cane dia fastidio. Cioè, non potremmo saperlo nel momento in cui poi il cane a un certo punto impazzisce e morde il bambino e andrà battuto. E il cane andrà battuto di chi sarà la colpa? Mamma mia, pesante questa cosa, vero? In questo caso dico di tua zia, Gabriele, perché magari lasciava il bambino giocare sul cane in maniera troppo fisica, troppo... Cioè, ci sono, ovviamente, sì. Il cane può giocare col bambino, ma in maniera sempre controllato, anche il proprietario deve capire quando basta. Quindi è anche colpa mia, effettivamente, che non ho fatto niente per evitare che... Vabbè, quanti ne avevi? 2 anni? No, ero abbastanza grande a poterlo fare, non troppo da capire, però... Marta ti voleva difendere, Gabri, ma... No, niente, io sei autoaccusato, cioè... Non ho, è inutile che mi difendete, io sono un pessimo esemplare di padrone. Comunque, a parte lo scherzo, una cosa che mi è successa, sempre parlando male del modo in cui io lascio fare alle persone... cose brutte ai miei animali. Una volta ero tranquillo in camera mia, non me ne ero manco accorto. Una volta un bambino piccolo, amico di famiglia, cioè figlio di amici di famiglia, noi avevamo un coniglietto che era un angora di leone, sì, prendevamo un coniglietto bianco botuffoloso con le orecchie così calanti, bellissimo, un patoncio, un cosino dolcissimo che saltellava con questa faccia così un po' triste, ma in realtà era tranquillo. E questo bambino era fissato col calcio, piaceva molto giocare a calcio, le partite, il calcio, Si è avvicinato al coniglio, che l'ha visto di dietro, sto coso che si muoveva, gli ha dato un calcione enorme nel popò, e il coniglio è volato, è rimasto così atterrito, tremante, e lui tipo, no, cosa hai fatto? Coniglio? Il bambino aveva tipo pochi mesi, cioè camminava a malapena, quindi non potevamo, cioè lo abbiamo sgridato ma non capiva il perché, però io mi ricordo che stavo ridendo, allo stesso tempo stavo piangendo perché il povero coniglio era volato. Cioè, però, quello è maltrattamento che non dovremmo permettere di fare. È una cosa che, proprio legandomi a questo punto, che non possiamo fare, come facciamo a controllare queste cose? Gabri, scusa se ti interrompo, ma vai, quindi vai. Parliamo di bambini, quindi di... esserini su 2 zampe comunque che dovrebbero essere guidati, o comunque ci dovrebbero essere genitori che gli insegnino a comportarsi con gli animali. Bene, allora, perché c'è tutta questa diseducazione da parte anche dei genitori nei confronti degli animali, e che poi pretendono che l'animale stesso che magari hanno in casa si comporti in maniera educata col bambino? Cioè, io molte volte non riesco a capire questa distonia che c'è, perché io vedo dei bambini che hanno dei comportamenti che vanno a dar fastidio all'animale, e però loro ignorano perché non vanno a studiare all'età di 3 anni, 4 anni il comportamento dell'animale. Ma il genitore perché non va a insegnare al bambino a relazionarsi all'animale stesso? Cioè,
perché gli animali venivano visti proprio come in un modo totalmente diverso. Un gradino sotto. Cioè, anche se c'era il rispetto, sì, anche se c'era comunque del rispetto, perché magari la persona è cresciuta di tenere alla vita gli animali, gli piacciono, eccetera, proprio il sentimento che abbiamo noi, comunque non l'etica, però la sensibilità che abbiamo noi è diversa totalmente. E magari dici, vabbè, c'è un coniglio, bene, si sta approcciando con la natura, io voglio che il mio figlio si approcci con la natura, però non gli sta dietro in quel caso. Però, anche perché tante volte, almeno quello che ho visto, è che molti proprietari si mettono dal punto di vista come se l'animale sappia autogestirsi. Che per carità lo sa fare, però con le sue competenze, non con le nostre competenze. Quindi in quel momento lì c'è proprio una specie di cioè, non so bene se definirlo se un distacco o un riportare sull'animale delle competenze che però in realtà sono nostre. Perché ad esempio l'esempio classico del cane, che fanno il video col bambino che gli mette le mani in bocca e questo cane lì che vorrebbe essere da tutt'altra parte, però dice vabbè aspetto, lì però sta dando la responsabilità al cane, però una responsabilità che in teoria dovrebbe essere del genitore, però il genitore che pensa che il cane sappia fare quello che in teoria dovrebbe fare lui. Cioè questa trasposizione, quindi stiamo dando quindi stiamo praticamente, non dico quasi stiamo andando a umanizzare l'animale domestico in automatico, come se lui fosse, perché lui sa cosa fare, perché se lui sta male reagirà a livello proprio generale. Sì. E me lo domando spesso, perché avendo a che fare con i bovini, io ho la fortuna, come dicevo prima, di lavorare al pascolo. Quindi i nostri animali sono bellamente liberi di avere il pascolo, ovviamente, ok, recintato con un filo elettrico, quindi per carità non vanno a scappare se non spaventati o per qualsiasi motivo esterno forte. E abbiamo avuto purtroppo modo di vedere bambini che tra l'altro frequentavano una scuola un po' particolare, perché si chiamavano le scuole nel bosco, quindi queste scuole avevano come base di insegnamento il rispetto per la natura e l'ambiente circostante, quindi anche degli animali, venire bellamente ai nostri pascoli in maniera, devo dire, vandalica, posso dire così, in cui si mettevano a correre dietro agli animali, a toccare il filo elettrico, che non capisco perché non abbiano smesso la prima volta che hanno preso una stecca, che mi sono ustionata il braccio per sbaglio, a fare fare quelli che sono tutti movimenti, gesti, urla che danno fastidio ai nostri animali, che per miracolo non sono scappati, non si sono allertati, perché abbiamo degli animali che definisco santi da un lato, da un punto di vista, e le maestre lì così che li guardavano e dicevano ma bambini, mi raccomando, fate i bravi, cioè sì, le maestre fate i bravi, che vuol dire per la natura degli animali, non hai capito? Mamma, che fai il bravo, era più comoda posizione d'ascolto, esatto. Io lavorando spesso, non spesso, praticamente sempre con scolaresche, cioè vedi le insegnanti che responsabilizzano i bimbi, cioè ma dei bimbi piccoli, bimbi fate i bravi, e cosa vuol dire fare i bravi? In che contesto? Me l'hai mai insegnato? No, però loro pensano che ci possano arrivare. Perché quindi, siete esseri umani, dovete capire. I bambini che magari sono che i bravi a 24 del video mondo, game, magari non hanno mai visto un animale diverso da quello che ne so, l'avatar sul telefono, perché oramai si fa l'animale, devi paragonarlo a un avatar digitale, e gli vai a dire in automatico fai il bravo. Grazie. Il bambino ti guarda e fa va bene, faccio il bravo. Vabbè, penso che Ilaria, nel tuo caso, a sto punto nemmeno le maestre sapevano. No, ma figurati, certo. No, non hai visto un bovino, cioè non sono mai uscite. Io sono andata in visita a un allevamento anche allo stato semibrado la settimana scorsa, appena siamo arrivati con il pullman nella strada, che comunque saranno stati 200 metri lontana comunque dalla zona di pascolo,
abbiamo visto da lontano i bovini che si fermavano tutti e iniziavano a fissarci. Abbiamo iniziato poi a camminare, siamo addentrati. Allora si avvicinavano, ci guardavano con questo sguardo proprio mamma mia. E allora una ragazza si doveva soffiare il naso, si sono girati tutti in una volta e il ragazzo dell'allevamento dice: se devi soffiarti il naso, allontanati un po' da quella parte. Cioè, incredibile, nel senso... Che razza era questa? Mare in mano. Cioè, mi immagino lo stato di stress allora che avevano, cioè, non neanche lo stress, però lo stato a livello di questi animali, un attimo, perché ok, il semibrado, ma reazioni così... Ma magari... ma magari è un discorso d'abituazione, cioè, mi viene in mente così perché mi è successo ad esempio che ero in missione allo zoo di Monaco e noi potevamo entrare comunque al cancello con le chiavi, allora sono entrato una sera di notte verso le 3 e le 4 e mentre passavo dagli habitat per tornare all'alloggio, probabilmente tutti gli animali che c'erano negli habitat si voltavano per guardarmi, cioè, cosa che non mi era mai successo in tutti i giorni, perché sicuramente erano bombardati di stimoli, invece in quel momento lì non erano abituati magari a vedere delle persone, magari non erano abituati a una che soffia il naso, non lo so, forte, non lo so. L'allevatore va lì. No, ma perché loro stanno praticamente nel bosco. Ah, ok. C'è sia il pascolo comunque erboso e poi c'è proprio il bosco proprio bello, è stato veramente un bel posto e, quindi sì, abitudine fino a un certo punto, cioè loro proprio fanno veramente il minimo per, però è stato un momento particolare perché c'era silenzio veramente, poi lì era anche abbastanza lontano comunque dalla città, quindi si sentivano solo gli uccellini che cantavano. A un certo punto questa ragazza comunque si è soffiato il naso in maniera importante e tutti si girano di scatto così e fa: vabbè, fai il ragazzo di allevamento. Giustamente, ovviamente lo sapete, i bovini si vivono al pascolo, fate piano. Vabbè, il bovino è per natura un animale comunque preda, cioè in generale, quindi esatto. Ancora più sì. Che è allo stato brado, nel bosco, in un posto che lui ritiene sicuro, si sente un rumore forte, istintivamente nel suo DNA la paura scatta. Inoltre il bovino per natura è diffidente a livelli estremi, cioè sì, si avvicinano all'uomo quando sono abituati, ma per natura è diffidente. E quindi posso, sì, l'animale appunto non è stato colpa niente di sorpresa, immagino, in questo caso. Poi vabbè, se lo starnuto e il soffiarsi il naso era anche a livello di elefante, magari. Io volevo ringraziare Sal, che sono venuto a trovarci, Sal Bonferré, non so se lo conoscete, immagino che qualcuno di voi lo conosca, il mio ornitologo del cuore. E i ragazzi dello Zefiro, anzi Marco, soltanto Marco ringraziamo, che durante la partita della Roma, nell'intervallo, è venuto a trovarci. Quale onore, Marco! Ieri, l'altro ieri, abbiamo avuto modo di parlare con i ragazzi dello Zefiro, lunedì, in una live solo con loro, vedi che elite, e poi ieri insieme a tutti gli altri per parlare di selvatici. Quindi grazie per essere passati, bello SM. Io nel frattempo, ora introdurrò un altro topic, ma mentre voi parlate, prendo dalla pagina Instagram tutte le vostre pagine, giustamente le linko bellamente, così la gente che è incuriosita può andare a spulciarvi, a vedere cosa fate e prendervi in giro per le cose che mettete, giustamente. Io, riallacciandomi a questa, alla questione del far visitare allevamenti di animali a scolaresche, mi viene da chiedere, ma cioè in questo caso di questi bovini che si sono tutti girati perché si è soffiata il naso, cioè questi bovini erano, cioè questo allevamento era stato già visitato, veniva utilizzato spesso in progetti scolastici in cui erano previste visite con scolaresche, o è stata una cosa... Vero? Una domanda
figa. Perché, ad esempio, io non mi è mai capitato, però di solito quando si strutturano questi magari percorsi educativi, questi progetti, magari sull'allevamento dei bovini piuttosto che dei maiali, piuttosto che delle pecore, a me personalmente verrebbe da scegliere quegli allevamenti che sono già utilizzati anche a scopo educativo, cioè quindi non solo bovini allevati o ovini allevati che non hanno mai visto una scolaresca e in quel momento lì c'è quel progetto che dice ok, andiamo nell'allevamento pinco pallo da questi animali che però non hanno mai visto magari delle scolaresche intere di bambini. Cioè mi verrebbe da dire scelgo un posto in cui gli animali conoscono già quel tipo di stimolo esterno. Sì, assolutamente, sono d'accordo. Il motivo dell'importanza, secondo me, delle fattorie didattiche, che sono proprio lì per quello, o di far andare in allevamento più spesso delle persone, magari non in gruppi di tante persone, perché gli animali si spaventano. Se faccio venire una scolaresca del mio allevamento, magari conviene farli andare a 3-3, magari, perché questi animali si trovano abituati ad avere poche persone ogni volta in giro, si ritrovano 20 bambini che fanno poi caciara, perché figurati se li riesce a fare fanno casino, vanno in giro, toccano, fanno fastidio, gli animali si spaventano, perché non sono troppi stimoli tutti insieme. Vorrei dire però, bisognerebbe instaurare questa cosa non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, eh? Cioè, bisognerebbe proprio dire ai gruppi di adulti andate, perché anche loro quando si trovano davanti un animale impazziscono molte volte. Io sono favorevole all'istruire anche le insegnanti, cioè preparare le insegnanti all'uscita, perché non molto spesso, sempre arrivano le insegnanti a fare una determinata attività in cui coinvolge un animale o più animali che manco loro sanno come fare, quindi sono le prime che in teoria vengono viste dal bimbo che si comportano in maniera errata. Vero. E quindi ovviamente i bambini arrivano tutti dietro a ruota. Allora, per l'allevamento dove sono andata io, posso dirvi che loro praticamente loro sono molto impegnati nell'ambito sociale, hanno l'agriturismo, hanno tipo un ristorante dove utilizzano solo i loro prodotti. Comunque sono dei ragazzi giovani, hanno tante iniziative, queste cose qui. E hanno praticamente la parte dei bovini, le maremmane, è molto distante, cioè praticamente è dall'altra parte del paese, perché hanno un bosco. Non vorrei dire una cosa sbagliata, ma dovrebbero avere una cosa tipo 13 ettari di bosco solo per i bovini, e c'erano praticamente totalmente da un'altra parte, mentre la zona che è più di vita, c'è proprio il ristorante, c'è l'agriturismo, e quindi magari dove potrebbero andarci queste scolaresche è quest'altra zona dove ci sono i suini, hanno un allevamento al pascolo di Cintasenese, anche lì molto carino, però nel senso, se si trovano in quel momento lì, bene, quando vengono le scolaresche, perché comunque anche lì c'è il bosco, quindi non è detto che vedi una cintasenese così che gira. Quando siamo andati noi avevano tre scrofe che avevano appena partorito, quindi ci siamo avvicinati molto in punta di piedi, così vabbè, loro tranquillissime comunque. Però sì, diciamo che penso la parte dei bovini la prendono molto più seriamente. Infatti, cioè, non credo che dai bovini va. Si è frizzata? Si è frizzata un attimo. Ti sei frizzata. Ma si sentiva? No, si è sentito all'ultima parte. Ultimo pezzetto. Sei arrivata a dire che la parte dei bovini la prendono molto più seriamente, e poi... E quindi dicevo che non credo che facciano andare scolaresche lì. Ci sta, anche perché poi in un bosco, oltre ai bovini, ci sono uccelli, ci sono selvatici, quindi fare casino in un bosco a maggior ragione è proprio... Cioè, ABC del buon tizio che va al bosco. Il bomboscaiolo. Vi ho sbrodolato tutte le vostre pagine Instagram, così più avanti, poi anche dopo quando finiamo le metto in evidenza
per chi volesse venire a guardarle, andare a controllare cosa fate, per curiosare. E poi una cosa carina che Twitch fa fare, a differenza di tutte le altre cose, è che fa fare delle clip. Quindi se c'è qualcuno che guarda questa live e è interessato a una parte che vuole prendere in vuole delimitare, un argomento che stiamo trattando, anche 5-10 minuti, o qualcosa che fa ridere, una gag, la può tagliare come clip, andando a modificare, si può fare da Twitch proprio, e poi queste clip, se sono carine, io le potrò pubblicare su Instagram e le metterò tipo, guardate cosa abbiamo fatto, questa cosa faceva ridere, oppure focus sul comportamento della vacca, non lo so. Se siete interessati, voi spettatori potete fare questa cosa bella, e lo potete fare anche, cosa super più bella ancora, anche nel momento in cui il video è stato già pubblicato, in cui la live è già stata pubblicata, quindi che ne so, domani la recuperate e prendete quella parte lì e la caricate come clip. A me spunta lo stesso e quindi posso giostrarmi, una piccola cosa di servizio, chiusa parentesi. Allora, ritorniamo qui. E vi vedo belli belli, più grandi, perché prima avevo messo più piccolini, ora vi vedo più grandi, finalmente. Ed è una cosa super interessante questa cosa che state dicendo. Ci sono tantissime questioni sulla come dovrebbero essere gestiti gli adulti prima che i bambini, perché i bambini sono delle spugne, fanno quello che vedono fare gli adulti, inevitabilmente. Quindi andare a far capire agli adulti, perché poi gli adulti, maestre, professoresse, sono persone come noi, cioè hanno conoscenza zero degli animali, cioè non come noi, nel senso noi siamo, le sappiamo, ma noi nel senso persone che non hanno una competenza in questo senso, quindi non sanno approcciarsi, e quindi dovrebbero prima approcciarsi all'allevatore. Insieme parlano e dicono ok, però dovete fare queste cose, e poi le professoresse dovrebbero essere capaci di gestire anche i bambinetti. È molto bello vedere le fatture didattiche, anche se ci vanno scolaresche, con un certo criterio, perché così si vede veramente in maniera carina, ci insegna ai bambini come comportarsi, perché tramite insegnandolo ai bambini, i bambini poi se lo ricordano molto più facilmente. Un adulto se non gliene frega, se l'è già dimenticato. I bambini sono più sensibili in queste cose piccolette. E quindi ora però voglio spostarmi un po' su come si butterà, come andrà a configurarsi il rapporto, secondo voi, più avanti, nel tempo, nel futuro, tra noi e i domestici, che siano cani e gatti, che siano di interesse zootecnico. E voglio farlo pensando a tutto tutto quell'interesse sul benessere animale che si sta iniziando a diffondere. Che non è soltanto per gli animali di interesse zootecnico, ma è molto anche per i cani e i gatti, come far stare bene il mio gatto, gli arricchimenti ambientali, come trattare il mio cane. Secondo voi c'è, io lo sto notando, un incremento dell'interesse da parte delle persone sul versante benessere animale. Voi lo state vedendo pure? Secondo voi aumenterà? Tende ad aumentare sempre di più? Oppure è solo una fase? Cosa ne pensate? Come si configurerà più avanti? Secondo me ha sempre più stretto il rapporto tra uomo e cane, che da una parte ha i suoi pro, perché c'è più attenzione al benessere del cane in casa, al benessere del cane in generale, e rispettare i suoi spazi, i suoi tempi, come comportarsi. Io vedo tanti tips anche su Instagram di come comportarsi con un cane abbandonato, come comportarsi con una determinata razza, eccetera. Quindi secondo me c'è un'istruzione maggiore e questo è buono. Dall'altro lato c'è il contro, che si sta troppo umanizzando il cane. Io parlo del cane perché ho esperienze con i cani, ma immagino anche in generale i domestici. E quindi io vedo il cagnolino col maglioncino tutti i giorni, diverso il cagnolino che viene, come dicevamo prima, schiavizzato tra virgolette per i video di TikTok. Ecco, queste cose sono proprio estremizzazioni esagerate. Sì, appunto, si sta seguendo sempre la moda, ma è un trend che si osserva, sì. E si ritorna all'inizio della live, come si diceva prima, no?
Cioè, prima era un discorso d'utilità, adesso effettivamente non ci servono più a niente se non per una cosa, per il legame naturale che noi abbiamo praticamente troncato con la tecnologia, con l'urbanizzazione, tutte le menate varie. Quindi noi l'animale in realtà ci serve come oggetto di... adesso c'è anche la parola adatta, non mi viene, però per trasferire un'emozione, per veicolare, per cui l'oggetto transizionale, no, quella è un'altra cosa, l'oggetto transizionale è quello per passare una fase, no, sto scherzando. È tipo una cosa del genere, comunque sia, c'ha una funzione, però è tutto legato a quello. Il problema però è che se prima si selezionava per l'utilità, quindi magari anche il cane doveva avere certe caratteristiche, però doveva rimanere in vita il più tempo possibile. Ora non gliene frega niente a nessuno, perché è importante averlo bello. Adesso non parlo in generale, però diciamo sì. Per la moda funziona così. Mi è venuta una domanda molto stronza, un attimo, molto stronza. Ma secondo voi, è, a livello etico, per quello che pensate voi, è giusto allevare gli animali perché sono utili? Vi faccio un esempio per farvi per contestualizzare la cosa, così magari potete trovare una capire meglio un po' la cosa. Ad esempio, questa è proprio pesante, i cavalli che trascinano, che trainano le carrozze a Praga, in giro per la città, e li fanno fare i viaggi ai turisti, e stanno poi sotto il sole una giornata intera, poi bevono, mangiano sicuramente tutte le coccole che vogliono dopo, ma nel frattempo stanno in quella posizione, e comunque sono utili, e vengono allevati e tenuti a fare per tutta la vita questo, e magari quello è un caso specifico, però mi è venuto in mente quello. Lo stai facendo perché è utile. Ah, in relazione a questo, cosa ne pensate? Secondo me bisogna dividere l'utilità, però cioè, nel senso, prima era un discorso proprio puramente proprio di ottenere le risorse, ora per ottenere del denaro che però può essere acquisito in 2 miliardi in modo diverso, che andare a fare l'operaio tranquillamente, cioè, però non guadagni lo stesso, guadagni molto di più facendo il cavallo in giro per la città. È tipo un servizio che viene richiesto dalle persone. Io, io sono in disaccordo, però è sempre perché lì, cioè, perché poi quando tu dici no, io sono in disaccordo sul fatto che il cavallo deve stare così, non è giusto, e tu dici però scusami, con gli altri animali tu non li stai sfruttando perché sono utili. Cambia il tipo di utilità, ma non è sempre una cosa. Tu lo fai, l'animale, il bovino, lo allevi perché è utile per la carne, non è che lo allevi perché è bello vederlo, per il latte lo allevi. L'ovino per il latte, per la carne, per la lana, eccetera. Quindi c'è un'utilità di serie A, un'utilità di serie B. E lì cambia la percezione proprio dal punto di vista di noi consumatori, che sia consumatore di carne o che sia, ad esempio, qui in Toscana non mangiano il cavallo. Io sono pugliese, mangio tantissimo carne di cavallo. E mi dicono, oh no, mangi la carne di cavallo, ma per me è normale che sia così. Però, cioè, anche un cane può essere sfruttato per la sua utilità, basta che comunque si segua la natura della sua razza, i suoi bisogni appunto di razza. Quindi perché non dovrebbe essere lo stesso con un cavallo, però nei limiti del benessere? Cioè, un cavallo ovviamente che sta 12 ore sotto al sole... Per me non è un motivo per sfruttare quel cavallo. Ma in generale tu sei... Se mettiamo invece di 8 ore, 12 ore, fossero 2 ore al giorno, worth it oppure no? Cioè, ci sono... Cioè, allora, sappiamo che il cavallo sull'asfalto ha problematiche poi a livello tendineo e altre problematiche di salute. E quindi... mi viene da chiedere perché per forza in città il cavallo deve andare a fare queste gite turistiche, perché secondo me qui in questo caso sul cavallo che trae la carrozza in città è più che altro quasi un capriccio
del turista, perché vuole il servizio in più, insomma, a quella città, e quando magari si potrebbero organizzare delle magari gite in carrozza, perché no, con i cavalli ovviamente di razza, da traino ovviamente, quindi leggero o pesante, nel senso, quindi, perché il cavallo a cavallo esistono le razze proprio da tiro, anziché quelli che vedi in città che sono dei magrolini, o comunque ho visto pochi cavalli effettivamente da tiro leggero, magari non dico in campagna o comunque in un ambiente che sia appunto più sul benessere del cavallo stesso. Secondo me in città ci sono comunque le auto, le biciclette, le persone che vogliono toccare il cavallo, una cosa e l'altra. A parer mio, in città io ne farei anche a meno, proprio per una questione di benessere, indipendentemente dalle ore che il cavallo deve lavorare. Secondo me in città potrebbero anche essere evitati i cavalli in generale. No, sì, ma cioè, sono d'accordo, semplicemente non mi intendo di cavalli, quindi ho detto la cosa del sole come la prima cosa che mi è venuta in mente, però cioè, esistono animali da lavoro, esistono animali da carne, esistono animali da latte, esistono animali da lana, cioè se vediamo il cavallo come un animale da lavoro può tranquillamente lavorare, ma secondo le sue modalità, per cui è comunque nato per seguire. Non so se mi sono spiegata. Certo, chiaro che la carrozza mi ricorda molto la Londra del 1400, mettiamola così, quando comunque tutta la gente andava in carrozza. Le strade non erano esattamente come quelle di adesso, e quindi magari anche quello che era la problematica del benessere del cavallo era diversa. Adesso che abbiamo le metropolitane, le auto elettriche, i monopattini che fra un po' volano, nel senso, una cosa e l'altra, secondo me se in città un giro turistico lo puoi fare senza utilizzare un cavallo, secondo me. In campagna invece magari puoi dedicarti a un trekking con ovviamente l'animale adatto per fare una cosa del genere. Lì, cioè nel caso del cavallo, ma come per anche altri animali, molti prendono, cioè tirano in ballo la cultura. Ad esempio, la maggior parte dei cani, delle razze di cani, sono cani da lavoro, cioè quindi cani che sono stati selezionati nell'arco degli anni per uno scopo, quello da caccia, quello da punta, quello da cioè tra i cani da caccia ce ne esistono miliardi a momenti. E lì però, cioè, se è un discorso di che cosa può fare il cane secondo il suo benessere, cioè, non lo so. Lì, ad esempio, per i cani tantissimi dicono no, dobbiamo preservare la razza per cultura, o perché è una razza che era stata allevata per forza in un determinato modo, allora bisogna preservarla per cultura, non perché serva a qualcosa o perché si faccia fare al cane quel tipo di attività per cui è portato. Cioè tantissimi cani da riporto o da caccia non fanno niente. Cioè ad esempio i Jack Russell che sono da tana, quando mai un Jack Russell in centro a Milano ha mai visto una tana in vita sua? E lì per forza qualche buca. Le buche nell'asfalto avrà visto. cioè tipo alcuni potrebbero vedere scherzando, però sì, ti do ragione, ma come anche i pointer, cioè quanti pointer vedi in giro, poverini, in centro, in città, che magari vogliono puntare il piccione di turno e non possono perché devono sono in centro città. Cioè quindi per quanto cioè, per ricollegarsi alla storia del cavallo in carrozza, in tanti dicono no, si preserva questa tipologia di attività perché è una tipologia, cioè fa parte della cultura del posto. Sì. È lì cosa si può dire? Sì, è stata la cultura del posto, ma no, non bisognerebbe preservarla in quel modo, oppure sì, si preserva la cultura del posto, che era quella magari di andare a cavallo in carrozza, perché ci si spostava così, però si può fare solo in determinati punti, così si va incontro il benessere del cavallo. Cioè, qua ci sono sempre queste due tematiche che collassano a volte tra di loro. Allora, faccio un esempio per una che mi è venuto in mente di relazione tra cultura e rapporto con un domestico.
molto avviene negli animali di interesse zootecnico. Molte razze locali, molte razze che ormai stanno sparendo, razze che sono confinate in una certa area geografica, che quindi puoi trovare solo in una certa zona della Sicilia, in una certa zona della Maremma Toscana, eccetera, eccetera, non li puoi trovare dappertutto. Sono razze che sono adattate a quel terreno e stanno sparendo per via del fatto che c'è la selezione esagerata, che poveracci loro non sono capaci di produrre 50 litri, non sono capaci di fare tot carne, o hanno delle caratteristiche diverse. E quindi sta cercando di riabilitarle, queste razze, anche per la questione della cultura. È una ricchezza culturale avere queste razze specifiche che vivono in queste zone. Perderle significa perdere, oltre al discorso della perdita della diversità genetica, che è molto importante sempre, e anche perdita di cultura legata a quello che si faceva con i prodotti di questi animali, con il latte, con la carne, con il fatto che ci fossero, eccetera. E lì viene vista come una cosa positiva, un motivo in più per spingere. Quindi forse la cultura dipende da che tipo di accezione gli diamo. In quel caso è una cultura sbagliata, quella dei cavalli, che può essere cambiata. Nell'altro caso è una cultura che dovrebbe essere recuperata. Come fai a spiegare a una persona che c'è differenza tra queste due cose, se ce n'è differenza tra queste due cose? Ma secondo me non è che puoi farle ragionare semplicemente dicendo questo è meglio, questo no, perché alla fine lì è proprio, si entra nel soggettivo. Ad esempio, caso personale, con la mia compagna studia storia dell'arte, io biologo, sono due pensieri completamente opposti, perché per me comunque la cultura può andare a quel paese se ci va di mezzo comunque una vita, che sia animale o qualsiasi, o una roccia addirittura, e invece l'altra parte, l'arte, è elevata a qualcosa di superiore. Quindi lì, secondo me, va tutto, cioè si crea un equilibrio in base al bisogno del momento, della società del momento. Alla fine vorrei proprio essere invitato in una cena tra te e la tua ragazza e stare lì a guardare le litigate per queste cose. Tipo, mi lanciate i piatti. No, però davvero, cioè, secondo me, adesso previsione, così scriviamolo, anzi c'è il video che lo dimostra, secondo me si arriverà comunque ora ad un picco di sensibilità naturale, dove sicuramente inciderà qualsiasi cosa, e forse dopo si avrà un altro tracollo, un altro declino, magari portato da qualche corrente che dice sì, ma che palle sta natura, basta, bruciamola tutta, basta, e tutti si sfogano per quello. Cioè, è una fluttuazione alla fine. Dici che è una questione di società, che quindi è una moda che potrebbe cambiare? Ma io la vedo veramente come moda, perché adesso... dire, cioè, anche noi, no? Anche noi divulgatori, è vero, abbiamo una sensibilità particolare in queste tematiche, però vorrei vivere in un altro momento storico e vedere se effettivamente noi avessimo ancora tutta questa sensibilità, tutta questa passione, perché dipende. Dipende davvero da... Ma guarda, ti faccio un esempio ancora più banale. Stesso periodo storico, altro contesto culturale completamente diverso. Nasci con una... Magari io sono diventato così perché ho un percorso di come mi hanno cresciuto i miei genitori, di quello che ho voluto studiare, di quello che mi è piaciuto da piccolo, che mi ha portato ad essere così. Tutta una serie di background che mi portano ad avere una visione diversa, mi portano ad essere un'altra persona completamente, che ha interessi così tanto diversi che non ho sviluppato questo tipo di sensibilità in questo modo. Quindi ci sono tantissimi aspetti che... Chissà. Non dimentichiamoci che siamo in una bolla. È brutto da dire, ma è vero. Io sono abbastanza sicura che in un futuro in cui non ci sarà più nulla da preservare, nel senso che arriveremo magari ad un punto in cui non c'è più natura, cioè siamo solo noi esseri umani che siamo allo sbaraglio a dover sopravvivere, secondo me tutte queste storie del benessere animale andranno un po' a scemare.
potrebbe darsi, perché non c'è più animale da benessere. Non c'è animale. Vabbè, è preservazione della specie comunque, alla fine. Cioè, alla fine adesso io alzo le mani e qui è registrato, cioè se io comunque dovessi pensare alla mia specie, effettivamente, cioè, io sono sicuro che preferirei la specie umana. Cioè, ma perché lo sai, cioè, c'ho un bisogno viscerale di proteggermi, comunque proteggere quello che è simile a me. Assolutamente, no, questo non lo decidi tu, è proprio una cosa innata, è naturale, che abbiamo tutti. Ma infatti, ma è anche il discorso del perché noi ci avviciniamo così tanto ai mammiferi, perché abbiamo tanta affinità con mammiferi e repulsioni con i rettili, piuttosto che i pesci che li vediamo come oggetti inanimati, cioè... Non lo diciamo a quelli di Zeffiro, eh. No. Ne abbiamo parlato ieri, che loro tipo poveracci erano tristi, che noi immaginiamo questi pesci muti che non fanno niente, che stanno là, tipo, aspettano solo di morire. Waiting for Godot, aspettano chi non arriva, sono così, questa è la loro vita. E invece sono hanno tanta voglia di fare, sono così curiosi, fanno tanto casino, fanno rumore. È vero. Però è vero, noi abbiamo una nostra visione, ma che per forza di cose è legata alla nostra percezione del mondo, che poi cambia in base a come ci approcciamo con gli studi, per quanto limitata alla nostra comprensione, appunto. Studiando riusciamo ad avvicinarci maggiormente a queste realtà. È una cosa super fighissima da trattare. Ed è sano, come dice Filippo, appunto, che noi abbiamo questa autopreservazione naturale, per cui non dobbiamo sforzarci più di tanto per prenderci più cura di noi che degli altri animali, ed è anche per questo che è un po' più difficile magari arrivare a provare empatia verso un animale, verso tranne quando ha gli occhi grandi ed è coccoloso, ma per altri motivi. È difficile empatizzare con una lucertola che tira fuori la lingua e non sembra molto simile a noi, e farlo comporta uno sforzo che richiede dello studio, che richiede delle conoscenze in più, qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo di base. Poi ci serve tutto il discorso dell'antispecismo da fare, perché l'opposto a questo è chi si straccia le vesti dicendo no, noi dobbiamo essere uguali a tutti gli altri animali e chi se ne frega, che lì è un estremismo che può avere, se non è esagerato, un qualcosa di positivo, ma ha tanti altri aspetti negativi che magari non risultano così lampanti, ma che in realtà sono sotto traccia, come il discorso dell'umanizzare gli animali, che è una conseguenza diretta dell'antispecismo, a volte, nel momento in cui non è controllato. Senza contare che l'antispecismo vuole mettere sullo stesso piano tutti gli esseri viventi, ma non sullo stesso piano a livello di importanza, cioè quasi come se davvero tutti si comportassero e dovessero essere trattati in maniera uguale, quando invece non è così. Cioè, non nel senso che uno è più importante di un altro, no, uno è diverso dall'altro, quindi ci si comporta così con questa tipologia di specie piuttosto che quell'altra. Infatti io non li percepisco, cioè non li comprendo come quelli che dicono sono meglio gli animali delle persone. No. Come diceva Willy Peyote, i cani sono meglio delle persone che dicono che i cani sono meglio delle persone. Quindi c'è, veramente, è un discorso... Io ci feci un video tempo fa su Joker, perché Joker, l'attore di Joker, Joaquin Phoenix, l'ultimo Joker, è vegano antispecista, vabbè, vegano è un altro discorso, però è antispecista, e portava avanti insieme al PETA, Dio ce ne scansi e liberi, mamma mia, tutto un discorso sull'antispecismo e l'importanza che l'antispecismo, e io ci ho fatto un video in cui cercavo di capire un po' cosa c'entrassero. Addirittura c'era Singer, mi pare, il creatore della definizione di antispecismo, che cercava di sdoganare l'accoppiamento interspecie tra uomo e animale, e io tipo ho detto aiuta, no, cosa no! Stai arrivando. Però è il padre dell'antispecismo, cioè io quando le sento queste cose penso al biodinamico, cioè a chi era quello, a Rudolf Steiner, che pensava che mettendo l'etame dentro le corna di bovino e piantandole sottoterra uscivano dei campi migliori, ma in che modo? Cioè, e hanno prendono piede queste cose attualmente, purtroppo.
parlando in una diretta, mi pare di ricordare, sì, il biodinamico, sì, sì, biologico e tutto quello che ci ruota attorno. Sì, avevo invitato un membro del CICAP, si chiama Silvano Fuso, che mi aveva consigliato Massimo Polidoro. Mi ha detto, tieni, mi ha fatto morire, ho contattato Massimo Polidoro, lui mi fa, io non ne conosco di queste cose, contatta questo qui, mi ha il numero di telefono. E tipo, ok, pronto, mi scusi, signor Fuso, vorrei intervistarla per una cosa. Sì, certo, certo, poi vado a vedere, tipo, ha scritto un foglio di libri, tipo, dopo un cellulare di un VIP. Niente, mi ha fatto molto morire. Però è vero, è tutto un discorso di pseudoscienza, che secondo me può essere definita come una pseudoscienza, entro certi limiti, che fanno molto male agli animali, sia domestici che selvaggi, in realtà tutti gli animali, come fa male anche a noi stessi, ed è pesante poi da gestire, perché poi cerca di far capire alla persona la differenza, ed è difficilissimo riuscire a far arrivare questa percezione di profondità, di complessità di queste tematiche alle persone... Che non, perché una persona, tra virgolette, comune, che non studia nell'ambito, che non conosce nemmeno tanto bene l'ambito, dice, beh, sì, è vero, tutti gli animali sono uguali, beh, sì, per forza devono essere, sì, perché non è giusto che sfruttiamo gli animali negli allevamenti intensivi. Cioè, è sulla stessa linea d'onda la questione, perché? Perché una persona non conosce tutto quello... pregresso, tutto quello che viene prima allo studio di queste cose. Vero. Assolutamente. Bisognerebbe scolarizzare le persone. E non il motivo per cui io ogni volta che posso lo rimarco, la divulgazione è fondamentale in ogni aspetto, perché aiuta le persone a capire qual è la differenza tra i buoni propositi e poi quello che in effetti invece fa bene o meno, anche perché capire quel mondo che ci circonda, che non è una cosa facile, sembra una cosa banale, ma dico una stupidaggine, quante persone che conoscete voi sanno che l'acqua del rubinetto è meglio di quella delle bottiglie? Cioè, quante persone sanno zona. Che quante persone esatto. Tipo a Pisa ti vengono i calcoli a Pisa ed è una vedi lo so. Vedi anche tu mi cadi, in realtà l'acqua del rubinetto qualsiasi fa passare i calcoli, è proprio il contrario, perché il calcare non fa venire i calcoli di cura. Senti, cioè, quello non lo so, soltanto che a Pisa tutti i miei amici bevevano l'acqua del rubinetto, sono venuti i calcoli, poi non lo so, ai miei capelli non piace l'acqua di Pisa purtroppo, quindi però ci sta. Quante persone sanno che non bisogna lavare le uova prima di mangiarle? Io ogni volta le dico, okay, dicono, ma questo è le lavano le uova prima di mangiarle? E tipo, no, ma in che è senso? Pericolosissimo. C'è la salmonella che si... Ma perché bisogna lavare le uova? Cioè, che comunque le apri e ti mangi quello che sì, c'è. Sì, esatto, ma perché? Perché sono sporche fuori, magari, se sono del contadino. Ma mica si mangia al guscio. Ecco, anche sta cosa, cioè... noi siamo bravissimi a complicarci la vita, cioè anche nei confronti degli animali che abbiamo in casa, dei prodotti che prendiamo da questi animali, cioè ci complichiamo la vita, ci prendiamo in un bicchiere d'acqua, c'è questa cosa delle uova che si lavano prima, perché le devi lavare? Perché, e questo è il punto, magari tu prendi l'uovo dall'allevamento a terra o all'aperto, che giustamente per motivi etici ha un suo senso, trovi che per forza di cose magari capita di trovare la piumetta, la sporcizietta, e tu cosa fai? Che schifo! Lo lavi, che bello, ti sei beccato la salmonellosi. O comunque hai rischi, perché poi moltissima gente mi risponde quando io dico questa cosa, ma io l'ho sempre fatto eppure sono qua. Sono solo fortunatissimo. Fortunato. Ci ridi, sì, sei solo fortunatissimo. C'è gente che per una volta che l'ha fatto... è finito, oggi no, ascoltavo, ascoltavo Beatrice Mautino, la divagatrice, in un podcast che fa con sul Post, si chiama Scienza, qualcosa sulla scienza, molto brava lei, e parlava di una volta, lei che stava sempre attenta a mangiare la carne quando andava fuori, sempre a cuocerla, mai mangiarla cruda, mai mangiarla al sangue, eccetera, eccetera, una volta era
in un'isola greca, mi pare di aver capito. E dopo che mangiava sempre carne per motivi di comodità e di tempo, ha visto una bancarella con dei pomodori e ha detto: ah, voglio pulirmi lo stomaco. Si è preso dei pomodori, li ha lavati, se li ha mangiati, salmonella. Si è presa la salmonella dai pomodori. Cioè, che tu pensi di fare una cosa intelligente, buona, sana, intanto abbiamo perso Sofia, e invece poi ti sei beccato la salmonellosi, che non è una cosa che raccomandiamo, perché le conseguenze sono molto... No. Cioè, e lei poveraccia una volta ha fatto un errore, cioè. Quindi immaginati se c'è uno lo fa per tutta la vita. Il pollo però non lavi il manzo, cioè uno dice perché lavi uno ma non lavi l'altro, eppure fai, cioè lavare il pollo fai una roba che cioè, ci lasci le penne dopo 2 secondi, e lavare il manzo non lo fai, boh, perché non te l'hanno mai insegnato, probabilmente perché... Io non ho mai lavato, cioè le mie nonne non hanno mai provato a dire là il pollo prima di mangiarlo, di metterlo in padella. Mai. Immagini. Ma questo anche per cultura tradizionale, magari inconsciamente loro venivano tramandati, loro non lo sapevano più, ma un tempo magari gli avevano tramandato questa attitudine proprio per evitare, empiricamente vedevano che faceva male. Per evitare quello che succedeva, gli dicevano non farlo, non glielo spiegavano. Il problema è che poi arrivava il concetto di non farlo senza che sapevi il motivo per cui non farlo, il motivo della tradizione. Ora sappiamo perché non farlo, perché se c'è qualche cosa nella carne cruda infetti il lavandino e quindi devi metterlo subito. Ma ora c'è il discorso dell'iperpulizia, perché io penso no, devo lavarlo, non mi fido, e fai un disastro. Vero. Tutta questa paura di non fidarsi del supermercato o dell'ipermercato, piuttosto che di fidarsi invece del contadino che non ci va nessuno a fare i controlli. Perché? Perché è meglio il contadino. Discorso che è moda. È sempre lì. Posso sempre io sono fissato, io sono fissato. Filippo fashion blogger. Madonna. È tutto moda, è moda, è moda. Il discorso moda di Filippo, cioè, si presta benissimo a quelle che sono le razze dei gatti. Cioè, obiettivamente, non c'è una razza di gatto che sia stata obiettivamente creata per un'utilità. Sono stati tutti creati per bellezza, per fashion, perché piacciono così piuttosto che così. Quindi quando dice è moda, sì, cioè nel senso, sono abbastanza d'accordo. Io dico agli spettatori, se volete, per ricordarlo, potete iscrivervi alla pagina Twitch e mettere tipo, non so se c'è la campanella, c'è tipo le notifiche, attivare le notifichette, così ogni volta che facciamo una live vi arriva una notifichetta, non dovete sempre cliccare il link, andare a cercarmi chissà dove. Iscrivervi, che a me fa tanto comodo se vi iscrivete. Prima di tutto l'autostima, poi anche altre cose. Fatelo assolutamente se volete. E poi la cosa carina è che se vi iscrivete io vi metto in evidenza, che siete diventati degli sciocchi. Quindi, cioè, qual è la migliore occasione per vantarvene con gli amici? Ah, sono uno sciocco. Non so fino a che punto in realtà. Però io lo butto lì. Iscrivermi al tuo canale l'ho già fatto, ma quando eri offline, io sempre. Brava. Io l'ho visto comunque, quindi... Lo apprezzo, no, ho fatto lo scherzo. Voi potete anche non farlo, dai, perché siete gli ospiti. È brutto dire, devi seguirmi gli ospiti. Ma gli spettatori stanno godendo di questa cosa. Lo spettatore sta godendo di questo ben di Dio comunicativo. Infatti c'è pure il banner che ora sto facendo passare a modi come dire, subliminale. Sei quieto, Shock, anche su Instagram e su YouTube. Sei quieto. Magari succede. I sottotitoli. Hola, ho seguito silenziosamente. Opportunity GLS scrive: hola, ho seguito silenziosamente. Come una silenziosa, forse Franco è più male. Come le scorregge, no? Più pericolosa. Oh, già ti seguo dall'inizio. Oh, ok, ok. Bacetto ai gli affezionati. Ragazzi, abbiamo un'altra ventina di minuti circa, quindi possiamo
non dico, però arrivare verso una, un ultimo macro argomento magari. Appunto, Filippo diceva che non è tanto fiducioso nel... No. Nel... Filippo oggi si sta rivelando molto cinico. Molto cinico. Ma io sono cinico in realtà, cioè se nelle puntate del podcast io dico proprio che l'umanità fa schifo con la voce degli animali a volte. Quindi è così, è vero. No. È vero, adesso, a parte gli scherzi, cioè... Non è che non sono fiducioso, però è quello che raccontiamo alla fine, perché è così. Perché è anche vero che, per esempio, quello che va di più ora nella divulgazione è un approccio non proprio tecnico, diciamolo così. In che senso? Un pochino più cacciarone, un pochino più simpatico, okay. No? E quindi è per quello che dico sempre moda, 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 perché in realtà si va sempre più da quel punto di vista lì. Ma tu dici che è sbagliato questa cosa? No, perché lo sfrutto anch'io, quindi... quindi no, cioè sarei un ipocrita, però... No, però è un modo diverso di comunicare, cioè l'importante è che passi comunque un messaggio corretto. Poi comunque vorrei ricordare che sta al fruitore, cioè alla fine noi abbiamo la responsabilità di trasmettere un determinato messaggio che sia corretto il più possibile, poi sta al fruitore coglierne il punto principale, il focus o tutte le sfumature che noi abbiamo dato, quello è alla fine dei conti, domestici o meno. Ci sta. Per quanto riguarda appunto il benessere, mi veniva una riflessione in mente. Una volta un mio amico, che fa anche lui il divulgatore, il piatto consapevole, Michele, mi parlava di... aveva scritto un post interessante su Instagram sulla differenza su come percepiamo, si ricollega molto alla discussione che abbiamo fatto oggi, i domestici d'allevamento rispetto ai domestici in casa. Per quanto riguarda il benessere animale, lui mi diceva gli animali domestici d'allevamento... il loro benessere è tutelato in maniera repentina, almeno nelle realtà dove sono controllati per bene. Viene l'ASL, diciamo, gli ispettori dell'ASL a controllare che certi parametri siano rispettati. Cosa che invece non può, per motivi logistici, accadere in casa. Nessuno può venire in casa tua a vedere come tratti il tuo cane, se stai dando il giusto benessere, i giusti arricchimenti, il giusto modo in cui tratti il tuo cane, il tuo gatto, il tuo animale domestico d'affezione, e che quindi tutti si battono il petto quando si tratta di rispettare il benessere di animali d'allevamento, ma poi fanno pipa quando si tratta di dire «E tu il tuo cane lo tratti bene?» Io «Sì, certo, e sai come si fa?» «Sì, è bu-bu-ba-ba-ba». Poi magari invece perché la responsabilità diventa tua, quella degli animali d'allevamento diventa di chi li sta allevando, quindi... per forza c'è sempre, cioè, si ha molto più facilmente la coda di paglia. E poi c'è la convinzione che il maltrattamento è ovunque per gli animali da reddito, quindi letteralmente ogni animale è maltrattato, e per gli animali d'affezione il maltrattamento è solo il cane bastonato legato alla catena. Questo è il problema principale sostanzialmente. Poi magari sono i primi che hanno il bulldog francese Blue Merle preso da chissà quale... posto losco, però intanto vabbè, ma i polli li riempiono di ormoni, antibiotici. Così. Quindi ti trovi anche le persone magari vegane, magari attiviste, che però hanno il cane di razza, Carlino, il bulldog francese, oppure un Boston Terrier incrociato da non si sa cosa, venduto come bulldog francese. Dici, ok. Vedi che questo cane ha fatica a respirare. Dici, ma che cosa c'ha? No, è il suo modo di comportarsi. Che povera che sta spirando tra poco. No, e quando li fai notare che sono cani con patologie gravissime, ti rispondono... Io su TikTok mi litigo sempre, letteralmente nei commenti di queste persone che comunque si vantano dei loro cagnolini... e in fin di vita, vabbè, e ti rispondono: non è vero, il mio cane sta benissimo. Certo, ma ti pare che si dice no, soffre, non è normale.
Canetto. Mi fa piacere, spero veramente che il suo cane stia bene. Karen. 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 Allora, è brutto da dire. È brutto da dire, ma una considerazione. Se io la porto al veterinario, il mio cane, quel 15 minuti che il veterinario fa il controllo, magari non vede delle problematiche comportamentali, perché non ha il tempo. Vede solamente come sta fisicamente, quindi non può. Cioè, anche quando tu ci metti tutto te stesso e tutta la forza di Grayskull e dici, sì, io ci provo e glielo porto al veterinario per capire se sta bene, il veterinario ti dice, sta bene. In realtà magari il veterinario non ha idea che quel cane in certe situazioni sta male, ha delle stereotipie, fa dei movimenti che fanno capire che in realtà sta soffrendo, cioè ha dei problemi comportamentali legati a un maltrattamento o mancato benessere. Quindi magari nella loro testa dicono, boh, il veterinario dice che sta bene, poi invece il cane sta male, sta soffrendo, o comunque tacitamente manifesta un disturbo che non è comprensibile, sì, se non da un educatore. Lì sta il proprietario comunque essere educato prima, comunque imparare prima i segnali comunque dell'animale stesso, perché allora stiamo parlando di fuffa, nel senso che comunque il proprietario deve essere consapevole dei suoi doveri, soprattutto. La storia del patentino, dovrebbe. No? La storia del patentino, se ne parla molto di patentino per gli esotici. Il proprietario di un cane, secondo me, deve anche capire e imparare che non esiste solo la figura del veterinario come figura che può vedere un malessere di un cane. Esistono figure come l'addestratore, ad esempio il comportamentalista, che cinofilo parlo principalmente perché so che sono le figure più comunque utilizzate, che sono loro, comunque sanno riconoscere problematiche del cane, eccetera. E quindi rivolgersi a persone ovviamente consapevoli del loro lavoro, cioè che siano formate del loro lavoro, perché esistono addestratori e cosi, cioè che non hanno assolutamente basi per addestrare, o anche quando chiamano i famosi dog sitter, un dog sitter si è formato sul comportamento di un cane, magari se abbiamo delle razze magari proprio particolari, un po' più comunque hanno atteggiamenti, robe varie, che ci siano persone che siano formate su determinati disturbi, non che ci si rivolge al primo che mette l'annuncio su Facebook, sì, sono dog sitter perché mi piacciono i cani, grazie, e ti do il mio cane che ha un problema comportamentale, magari è un cane di un pastore tedesco e non me lo sai tenere perché questo parte in corsa perché punta una lucertola e tu non lo sai, non sai come tenere questo cane, non sai come disabituarlo, cioè. Quindi anche il proprietario non deve soltanto pensare, sì, ma tanto c'è il veterinario che mi sa dare tutte le cure del mondo. Parliamo anche di tutte le altre figure professionali che esistono e che forse è il caso di utilizzarle, dato che ci sono. Sì, ma lì si entra nel magico mondo dei soldi sprecati. Dei soldi che non vanno a fare. Ma non ne vale la pena. Ma pure se almeno sto che il cane non mi morda, non lo so, un bambino. Non so da voi dove abitate voi, ma di sicuro dove abito io non c'è. A malapena esistono educatori, non c'è nemmeno la cultura, né. Già quando vai dal veterinario, il veterinario ti chiede 100 euro per un vaccino, comunque per qualche minima cosa, già si scatena il putiferio. Figuriamoci se poi sono disposti, perché non capiscono che il cane è un bene di lusso e non comprendono. Non ci sarà mai verso, secondo me. A proposito di questo, visto che appunto per tenere un essere vivente bisogna poi cane, ma molto spesso anche nella esploitazione, adesso parlavamo prima del cavallo come comunque animale utilizzato a livello sportivo, ma visto molto come domestico, e ho visto molti, non ho fatto equitazione per carità, ma seguo sia su Instagram che su TikTok pagine inerenti all'equitazione, vedere a comportamenti e dici, ma questo cavallo lo sai tenere o l'hai preso perché avere il cavallo fa di te la principessa Disney con i poteri magici che parla agli animali, cioè, e quindi anche lì da pensare.
La butto ancora più pesante. Visto che abbiamo detto che tenere un essere vivente comporta delle conoscenze che non è sicuro avere, che bisognerebbe avere un patentino, ma allora bisognerebbe avere anche un patentino per avere un figlio a questo punto? Sì. E beh, oh, pare che il figlio è una bestiola, quindi siamo lì. Mi siete d'accordo nel fare tipo il corso da genitore, dopodiché ti danno l'attestato? Io sì, tranquillamente. Sì, decisamente. Io vengo da una famiglia con una madre ostetrica, quindi ne ho viste e sentite di ogni, di persone, cioè di genitori che non sapevano neanche da che parte iniziare con il proprio figlio. Quindi assolutamente d'accordo. Vedi, mi aspettavo questa risposta unanime, mi aspettavo tipo gente che veniva, che tipo, oh mio Dio, tipo non lo so, tipo, semplice, no, tutti quanti, sì, poi... sì, ok, tipo, oh, che piacere. Poi abbiamo risposto, con una che non si porta bambini, quindi per me se il genitore ha un patentino, che bene. No, è la cosa simpatica è che abbiamo risposto prima noi donne, prima che gli uomini. Vediamo fino a cosa ne pensa, Le forza. Donne sono quelle che... adesso aspettano un attimo il patentino, assolutamente no. E poi invece scopriamo adesso Filippo è completamente in disaccordo con questa cosa. No, no, ma io l'ho detto assolutamente, cioè per me assolutamente no, no. Ci sono certe cose, certe scene, ma ne abbiamo parlato prima, ma cioè, no, a parte che non lo so, cioè magari noi possiamo commettere gli stessi errori, questo non lo so, però un patentino anche per camminare servirebbe ora, quindi perché no? Perché no? Poi d'altronde vedo il cuscinetto di Snorlax, carino. No, non è un cuscino. Lo uso io quando faccio gli episodi del podcast, quando nessuno mi vede, perché il podcast non è video, è solo microfono, per stare più sicuro io metto il coso. Ma perché ti dà energia? Self, no? Ti dà energia? Energia. Io ce l'ho quello di Umbreon, che è quello nero, le persone di Ivi, quella sì. Tipo buio. Che belli. Qualcuno stava parlando, scusate se ho interrotto questa cavolata. No, dicevo, cioè, peraltro se ci facciamo due conti, un cane maleducato campa coi 15 anni, che fai? Lo abbandoni? Cioè, non ovviamente, nel senso, lo abbandono, cioè il pensiero comune di lasciare il cane in canile, se il cane è maleducato, non si comporta bene. Maleducato? Tu glielo dici, sei maleducato. Sì, infatti. E poi invece c'è il bambino, che fai? Se il bambino è maleducato ti campa 80 anni e poi che fai? Va in carcere? Quando io ero piccolo mia mamma mi diceva che mi portava dalle suore se facevo il monello. Al collegio. Secondo me ha lo stesso effetto, no? Ti porto alle suore, io tipo diventavo il bambino più bravo al mondo. Vabbè, ma i bambini di oggi se gli dici ti mando al collegio loro sono contenti e vanno in TV. Nella serie TV. Cioè, scusa. Divento famoso! I bambini di oggi sono quelli che in natura magari riescono a dar fuoco alle foglie secche perché hanno una lente di ingrandimento e quando tu gli spieghi che se finiamo dentro a un incendio è un casino, ti guardano e ti dicono, dai, proviamo. Ma dei bambini di seconda elementare, ma proviamo cosa? Un incendio? Però guarda, mamma mia, hai fatto un esempio super preciso, perché c'è una canzone di Caparezza che parla di questo, meraviglioso, ma ci ho pensato adesso, e dice che il bambino era curioso, tipo parla di questa storia di questo bambino che poi cresce, diventa adulto, dice aveva piccato un fuoco come un tedoforo e l'avevano criticato, e da quel giorno la tua lingua è in sciopero. E praticamente da quel momento in poi il bambino cresce capendo che deve stare... che deve sempre tacere a se stesso e agli altri il suo pensiero, la sua curiosità, e prende tutta la vita passa a studiare all'università, a medicina, al campus se non vuole, che è la ragazza che però non gli piace, non glielo vuole dire perché ha paura di dirglielo. E tutta questa cosa e fa ridere che... E comunque non è così semplice andare da un bambino e dirgli non lo puoi fare. E il bambino tipo rimarrà traumatizzato a vita. Glielo devi spiegare magari con chiarezza. È difficile gestire un essere vivente.
Sì. Immagina te un essere vivente che non parla, quindi come un animale domestico. Della tua specie, quindi è proprio tutto un etogramma diverso. Mamma mia, poveri vitellini. Però è carino, però è carino, quindi si può tenere in casa, puoi tenere anche più di uno in casa, tanto cosa vuoi che sia, no? No. Ma perché il mio cane, il mio pastore tedesco maschio non va d'accordo con il boxer maschio che incontra nel giardino? Ma perché il mio gatto mi piscia sullo schermo del telefono quando lo sto utilizzando? Chissà. Quanti arricchimenti ci vorrebbero per questi animali e non ci sono? Quanti animali di questo tipo, gatti mi viene in mente assolutamente, la cosa più lampante, che non hanno in casa un posto da aggrapparsi, non hanno un tiragraffi, non hanno una scatolina o un posto dove farsi la tana, piccoletti, o qualsiasi altra cosa, e magari, oppure, peggio ancora, siccome a me scoccia comprare le cose, perché come dicevamo prima è uno spreco di soldi, comprare quel cosino là dove il gatto si appende, poi mangia, poi beve, lo spruzzino con l'acqua che si muove, tutte quelle cose che attirano l'interesse del gatto e lo tranquillizzano, no, io non è inutile, tanto vale che apro la finestra e lo faccio uscire, lui si fa espleta i suoi bisogni comportamentali all'esterno, e qua Giorgia piange perché tutti i suoi amati chirotteri muoiono per colpa dei gatti. Ha lanciato una bomba, Gabriele, ha lanciato una bomba. All'esterno hai lanciato veramente una bomba. Sì, no, anche perché, cioè, vabbè, quindi... Cioè, non è che il gatto poi sta bene se tu lo fai andare fuori, perché poi quando torna in casa trova gli stessi problemi di prima, e non è che se il gatto, non lo so, ad esempio, ti piscia sul letto e tu lo fai uscire, allora il gatto smette di pisciarti sul letto. No, anzi, torna in casa con più problemi di prima. Cioè, quindi non solo ha fatto danni agli animali che sono fuori, che sono usciti i risultati su quanti animali riescono, cioè su quanti micromammiferi riescono a cacciare i gatti in Italia, da mettersi le mani nei capelli, quindi non solo non stanno bene fuori, non stanno bene neanche dentro, alla fine è un circolo vizioso, quindi oltre ad aver danneggiato la natura hai peggiorato la situazione del tuo gatto, quella del tuo gatto. Questo sempre per ricollegarsi al discorso che avevamo fatto prima sul deresponsabilizzarsi nei confronti di un animale che, cioè, non puoi dargli una responsabilità che è tua di proprietario, cioè cosa ne sa del gatto, di come si deve comportare all'esterno? Cioè, vede una certa, poi in quel caso... non la devo cacciare perché il mio padrone non vuole. Ma il mio padrone non vuole. In quel caso dici, vabbè, è un gatto, facciamogli fare il gatto, facciamolo uscire fuori. E poi... ritorna all'albero. E certo. Tanto poi alla fine quando torna nessuno se ne accorge di cosa ha fatto. Esatto, cioè i gatti riportano a casa il loro bottino, anzi la maggior parte delle volte lo consumano fuori, e poi, perché magari il gatto non ti torna neanche a casa, o perché o ti torna a casa con degli ascessi, con malattie, con gli ogni. Con la pancia piena, e non solo di cibo, ma anche di altri gattini. Come anche il... no, non voglio sterilizzare il mio cane, non voglio sterilizzare il mio gatto perché non è normale, non è naturale. Contro natura. È contro natura. Quella è la mia frase preferita. Cioè, io ogni volta che la sento, ma davvero mi verrebbe ora da rispondere, ma se lo potessi fare io lo farei, su di me. Quindi figurati se non lo faccio fare ai miei gatti, quello di essere castrati e sterilizzati. Cioè, parliamone. Questa è la posizione, una cosa che non volevamo sapere, però ok, va bene. No, si scherza. Too many details. Ragazzi, sono 1:53, perfettamente, che parliamo. Come siamo bravi? Immagino che siamo un po' stanchi. Io in verità non vi ho detto una cosa, che io qua avevo una fettina di pizza che stavo mangiando, me la mangio in live, però poi ho detto no, perché non ho avuto tempo per fermarmi. Io avevo l'uva, però due ore aspetta lì. Quindi io ora, appena finisce la live, mi addento la fetta di pizza, così bimbo felice. Ragazzi, io volevo un attimo intanto ringraziarvi perché siete venuti fin qui. Un viaggio immenso ho dovuto fare dal divano alla scrivania,
Però in realtà, a parte lo scherzo, la disponibilità che avete dato a questo progetto e a questa serata in particolare, a questo tema, alle tante belle cose che abbiamo, di cui abbiamo parlato, e non sono scontate tutte le cose che sono uscite fuori oggi, molto interessanti. Io rimetto di nuovo per tutti per gli spettatori, per chi lo recupererà poi successivamente, le vostre pagine, le metto qui proprio in risalto adesso, uno per uno, impronta animale, eccetera, eccetera. Quindi intanto, per assolutamente grazie, perché non era scontata la vostra presenza qui. Anche perché magari gli altri non lo sanno, ma voi che ci siete nel gruppo lo sapete, ci ho perso una vita per stare appresso a questo progetto, ma perché semplicemente avevo 100.000 cose da fare, e poveracci, ci siete voi che tipo, vabbè, un'altra settimana senza aggiornamenti, con le dita così, e che facciamo nel frattempo, la muffa qui. Quindi grazie anche per la pazienza, per la fiducia. Ragazzi, che dire, io vi invito ad avere una buona serata, vi ringrazio ancora una volta, e noi ci risentiremo le prossime settimane, perché ci sono altri argomenti interessanti che vogliamo trattare, e vediamo se c'è qualcuno che vuole buttarsi in altre tematiche che magari spazieranno un po'. Abbiamo parlato di animali domestici e selvatici, proviamo a parlare di qualcosa di più che va in un'altra direzione, vediamo chi riusciamo a beccare. Lo dico, ci tengo a dirlo, chiunque stia ascoltando, stia seguendo e sia un divulgatore, vuole partecipare al progetto, mi contatti, assolutamente aperto, più siamo meglio stiamo. Io sono molto in ottica One Health, mischiamoci, parliamo di cose diverse, con competenze differenti, di sicuro non uscirà qualcosa di male, quindi top. Perciò, se state seguendo la live, siete arrivati fino a qui e siete curiosi, siete interessati, fatemi sapere. Ci serve carne fresca, sempre carne buona da mangiare. come voi, per me siete carne fresca, buona. Va bene, ragazzi. C'è qualcosa che volete aggiungere alla fine? Così, tipo, una massima? Non seguite le mode. Ecco. È sbagliato per gli animali domestici. E se c'è la moda della sostenibilità? Che c'è? No, è sbagliato lo stesso, basta, perché porta al fanatismo. Niente, non si riesce. Non c'è pezza, casca sempre in piedi. Esatto, un gatto. Come un gatto, ecco. Non c'è storia. Va bene, ragazzi, sì. Una buona serata. Ciao a tutti. Buona serata. Ci sentiamo. Buona serata, ciao. Ciao.